Se penso come è iniziato tutto questo, 27 anni fa Adriano mandò chiamare me e Angelo Togna e disse: ho intenzione di mettere in ordine l'archivio della Camera del Lavoro. Penso che 6 mesi si possa fare. E ci accompagnò nelle stanze al secondo piano, dove in 40 anni quasi si erano accatastati mucchi polverosi di faldoni, di documenti. Accettammo volentieri. Togna perché era un amante della storia e della carta, io perché ero una ragazza in cerca di occupazione. Allora non immaginavo che questo lavoro mi avrebbe appassionato tanto. Angelo Adriano non ci sono più, ma tutto questo continua a crescere. Negli anni, con Angelo, abbiamo riordinato le carte della Camera del Lavoro, raccolto collezioni personali, archivi di partiti, di associazioni, che ci sono stati affidati perché questo ormai è diventato un presidio della storia operaia biellese. Pochi giorni prima di morire, Adriano mi fece sapere che potevo andare a trovarlo. Guardandomi negli occhi, mi disse: anche se non avessi realizzato nient'altro nella vita, il centro di documentazione da solo le avrebbe dato un senso. Questo è il testamento che mi ha lasciato e io cerco ogni giorno di onorarlo. Quando abbiamo fatto il centenario, che abbiamo fatto, si chiama il centenario della Camera del Lavoro, abbiamo detto il centenario della Camera del Lavoro nel biellese, del biellese, quindi abbiamo collegato la storia del sindacato alla storia del territorio, ci stava dentro proprio anche l'idea di questo centro di documentazione. Noi decidemmo di dedicare un piano intero con un investimento colossale per noi. E mi ricordo quando glielo dissi, lui era anche commosso, non pensava, ma lo fate questo per rispetto a me? No, non solo rispetto a te, perché è giusto così che questo centro prosegua. E lo vide perché lui era uno capace anche a commuoversi, no? Non ne ha fatto un museo, ne ha fatto un centro vivo in cui si raccoglie la storia del movimento dei lavoratori, movimento di sinistra, tutto, perché poi in realtà qui è finito tutto, ma insieme si compie un'opera culturale, si compie un'opera di formazione, di quadri, eccetera, quindi una cosa viva. Il concetto forte è quello che aveva di autonomia, nel senso che poi ce l'aveva anche rispetto al sindacato ed una struttura culturale collegata al sindacato, ma in qualche modo autonoma dal sindacato. La documentazione è una cosa preziosissima, ma in qualche modo andrebbe proprio ricostruita la memoria di cosa è stata questa fisionomia, questa tipologia umana e politica. Chi era uno così? Difficile dire chi era Adriano in poche parole. Non che fosse una persona complicata, anzi, era un uomo tutto d'un pezzo. Diceva quel che pensava, ma pensava prima di dire. La sua vita è stata così ricca. Era molto esigente con i suoi collaboratori. Le cose, anche quelle minime, come mettere le etichette sui faldoni, dovevano essere fatte alla perfezione. Dove aveva imparato questa serietà, questo amore per il dettaglio? Forse in fabbrica. Proprio nella vicenda di Adriano Massaggia, quell'esperienza di fabbrica sia poi riconducibile a un suo modo di essere sindacalista, a un suo modo di misurarsi con i problemi del presente e della storia e della memoria. Io sono Massaza Galadriano, sono nato a questa frazione, Locato Superiore, comune di Andorno Micca, il 25 maggio 1926. Quello che ricordo è una infanzia abbastanza difficile. Di mia madre ricordo quando, piccolissimo, ero con lei a pascolare le mucche in questi prati qui attorno. Sono di una famiglia operaia, sia mio padre che mia madre erano cappellai. Lavoravano presso la ditta Grosso Lanz di Andorno Micca.
A 13 anni sono andato a lavorare lì da Grosso Vals, fatto 2 anni il boccia, a 15 anni e mezzo mi hanno passato al reparto in nero, fare l'apprendista cappellaio. Si lavorava nel caprificio Grosso Vals, si lavorava il nostro papà. E c'era un altro cugino, un altro massaggio, poi c'è andato mio fratello e poi nel 43 sono andato io. Eravamo in un reparto che c'erano 25-26 operai, eravamo 5 massaggi. E di questi cappellai qui ce n'erano tanti. Adriano lavorava in una fabbrica relativamente piccola, ma a pochi centinaia di metri, ce n'era una molto più grande, la Barbisio, e a qualche altro centinaio di metri c'era il caprificio Cervo, e in tutto avevamo in questa zona più di 1000 cappellai. Questo spiega il forte sentimento di appartenenza. Era un uomo, appunto, che nasce in questa aristocrazia operaia, in un luogo dell'aristocrazia operaia, che però era stata vissuta dall'interno di quel profilo così altamente professionale da configurarlo come un'eredità artigiana. In ogni caso, come quell'operaio professionale, il cui bagaglio professionale costituiva tanta parte della sua dignità e del suo orgoglio, che da professionale diventava di classe. Condivideva però i valori, ne condivideva anche in qualche modo i miti. C'è una fotografia di gruppo in cui si medesimava molto, in cui si vedono questi operai che reggono un giornale, e questo giornale c'è scritto il cappellaio in nero. Che fossero aristocratici, stava in un appellativo di cui loro andavano orgogliosi, si facevano chiamare i nobili cappellai. Tradizione artigiana, no? Cioè, l'aristocrazia operaia non era una casta che godeva di privilegi, aveva uno spirito che potremmo definire cavalleresco, cioè erano quelli che in virtù di questa padronanza di mestiere erano disposti a battersi per far riconoscere a tutti la dignità del lavoro e soprattutto i diritti che si conquistavano nel luogo di lavoro e nella società. Ma questa leggenda serve soltanto a loro per scoprire il valore straordinario della politica dopo aver conosciuto il valore costitutivo del mestiere. Questa storia entra in contatto con un'altra storia epica, che è la Resistenza. La Resistenza come grande riscatto, un riscatto nazionale, come protagonisti di una storia che può cambiare. Perché poi era mio fratello che aveva fatto il partigiano, era mio fratello che era rimasto anche ingloriosamente ferito, che portava una cicatrice qui sulla guancia, e quindi che aveva liberato l'Italia, che aveva fatto... E mi commuovo quando penso ancora adesso a queste cose, no? Il lottare per la libertà. Se uno non ha provato questa esperienza, non sa cosa vuol dire lottare per la libertà. Perché quando noi siamo andati a fare il partigiano, non sapevamo che cos'era la democrazia, la libertà, la giustizia, tutti i valori che poi avrebbero fatto parte della nostra Costituzione. Adriano è un comandante partigiano, contiguo con altri grandi comandanti partigiani, Moranino, e appena più in là, in un'altra valle, Moscatelli, nomi di leggenda. E mi portava su in Val Sesera, mi faceva vedere dove si nascondeva, dove era dovuto scappare. E io mi ricordo che per tanti anni ogni tanto si sentiva gridare. Nella notte era lui che gridava, perché si svegliava con il ricordo dei tedeschi, dei fascisti che gli correvano dietro sparando, e lui scappava sulle montagne. Cioè...
quei valori che erano alla base della lotta di liberazione, la libertà, la giustizia, la democrazia, l'uguaglianza, incisero molto sulla sua formazione, perché lui in queste cose ci credeva. Io ricordo che ero coricato per terra, sotto una pianta di castagno. Sparavo con la mitraglia su questa maledetta pianta, i ricci mi cadevano sul sedere, erano pezzi erano foglie, pezzi di rame, parola che tempestasse, non so che piovesse questa cosa qui. Vedere un padre che sa che cosa vuole dalla vita, che nella sua maniera è capace di distinguere il giusto e il non giusto, noi figli, crescendo nella sfera di queste decisioni, di questi comportamenti, ci ha sempre dato tanto coraggio nella vita. Io non credo di aver dato a lui quello che lui ha dato a me come risposta, perché io ho sempre avuto l'impressione che lui fosse più generoso di me, lo era. Si leggeva negli occhi la sua gioia di stare con la famiglia, con i fratelli. Ho sempre avuto la nitida percezione che Adriano aveva potuto fare quella vita perché contava su una base solidissima. Niva era una donna coraggiosa che non ha subito le scelte del marito, le ha condivise fino in fondo. Avevano seguito la stessa strada anche prima di conoscersi. Lui partigiano, lei staffetta. Il loro affiatamento era palpabile. Allora, quella lì che si vede sulla destra, dove ci sono quei balconi, dopo quella macchina bianca, quella era la casa dove abitava Adriano, dopo che si era sposato con Nive, abitava lì. Per quello che mi è parso, che avesse una moglie importante come ruolo, che sai, dietro a un uomo ci deve essere sempre anche una moglie che sta a stare al suo posto. Dietro un grande uomo c'è una grande donna. Una delle grandi forze di mio padre, ma della mia famiglia, era che mio padre e mia madre sono stati molto molto legati. Mia madre è stata innamorata di mio padre per tutta la vita. Nella mia famiglia non c'erano, come dire, non avevamo tante cose, ma sicuramente una è sempre stata presente, che erano i libri, era la carta. Io sono cresciuta sempre con il giornale tutti i giorni e i libri, tantissimi libri. Cosa significava la parola politica in casa a noi bambini? Ma molto probabilmente significava la vita di tutti i giorni. Insomma, la politica non era una cosa astratta. Per noi era una cosa che si mangiava dalla mattina alla sera. Il telefono che suonava, la gente che veniva in casa, lui che passava dei sabati e delle domeniche intere a scrivere. Perché la nostra era una famiglia molto esposta, è una famiglia che aveva scelto, e stava da una parte e non dall'altra. Ed era una famiglia esposta perché erano comunisti. I miei genitori hanno dovuto comprare una casa e fare debiti perché non si affittavano più le case ai comunisti. Le conversazioni intorno al tavolo erano conversazioni che problema c'era in fabbrica, com'era lo stato del contratto, dove lui doveva andare, perché non si poteva andare di qui, perché non si poteva andare di là, perché lui era occupato, il comizio che bisogna fare a questa parte o la fabbrica che andava male su nella valle. O... Quando si avvicinava il 1° maggio, io ero bambina, io mi ricordo che era
gli unici momenti in cui io avevo un vestito nuovo, perché mia madre mi faceva fare la gonna e la giacca per prepararci al 1° di maggio, e io accompagnavo mio padre al 1° maggio, e c'era una delle poche volte che lo vedevo in giacca, cravatta, con la camicia, perché si andava a festeggiare la festa dei lavoratori. Nel sindacato Massazza ha passato 30 anni, dal 1961 fino agli anni 90, prima come segretario della Camera del Lavoro, poi come presidente del centro di documentazione. È proprio nella CGIL che Adriano dice di aver raggiunto la sua piena maturità politica e culturale, di aver ricevuto le massime soddisfazioni e dato il meglio del suo impegno civile. Nella capacità di dare forma e di rendere la sua opera un capolavoro sta la abilità, insomma, del riconosciuta, l'autorealizzazione, insomma, del mestiere. Il cappellaio Massazza, il sindacalista Massazza, che produce un capolavoro e ha sempre ben presente le necessità di prestare attenzione anche al minimo dettaglio. Il sindacato è un cappello ben riuscito. In qualche modo era una tribù. La Camera del Lavoro in qualche modo era una tribù, nel senso che non era soltanto un'organizzazione politica e sociale, ma era anche una comunità di donne e di uomini. Ed erano anni in cui, come dire, il fare sindacato era grande passione, c'era grande attenzione. Oggi è molto più difficile, io ritengo, molto più difficile, perché i problemi sono molto più complessi. Collocarsi come uno che al di sopra di tutto poneva gli interessi generali del movimento e non le sue questioni personali. Sembrava proprio amministrare una famiglia e dire: se facciamo questo dobbiamo rinunciare a quello. E c'è stata molta, molta disponibilità anche da parte dei funzionari dell'apparato, che chi non aveva figli era l'ultimo a prendere lo stipendio e magari prendeva qualcosa in meno. Ma lui riusciva a portare con il ragionamento entusiasmo, passione, e parlava con il cuore, cioè i problemi dei lavoratori li conosceva, i problemi dei lavoratori li difendeva, e quando si trovava di fronte nelle assemblee, ma poi anche nelle riunioni, nei congressi nostri, lui parlava molto con passione. L'attività sindacale, che inizialmente l'ho subita come una imposizione, si è trasformata, uso un termine, si è trasformata per me in un amante, per la quale ho dato veramente tutto, ho speso veramente tutto. Perché oltre al problema politico, lui aveva la capacità di creare anche dei rapporti umani e creare una condizione di amicizia tra i dirigenti del sindacato. Lui riusciva sempre a metterci il sale della sapienza nelle cose che diceva. Sapeva raccogliere le cose che andavano bene e farti coraggio anche delle cose che andavano meno bene. Comunque, in ogni suo rimprovero, in ogni suo atteggiamento, suggerimento, c'era sempre la volontà e la capacità di indirizzarti sempre sulla strada giusta. Proprio come segretario della Camera del Lavoro seguiva gli avvenimenti, le lotte, le impostazioni sindacali. L'unità sindacale, l'unità contrattuale, il recupero della lotta partigiana. Bialese è stata una capitale di queste cose. C'era la tradizione Rigola, tradizione riformista, tradizione molto discussa per il compromesso di Rigola col fascismo, eccetera. Però Adriano non era un erede inconsapevole. Era un erede consapevole. Il movimento partigiano aveva queste due eredità. Quella storia così, vogliamo dire antica, una storia industriale del movimento così antica,
è sempre stata capace dell'innovazione, dell'innovazione politico-culturale. E per cui appunto un uomo come Masazza, che allora per la descrizione che abbiamo fatto, tutte le immagineresti, grande, ma legato a una storia, e invece poi te lo ritrovi sul punto cruciale dell'innovazione. Quindi una trasformazione che lui viveva proprio polarizzato fra una coscienza costruita nel passato e la volontà di vedere come ci si poteva adattare al nuovo. E quindi mi colpì questa sua capacità di cogliere i cambi di fase e di non avere timore a rinnovare. Come dire, in qualche modo lui ha aperto la possibilità o ha reso possibile, naturale, che le donne meridionali, le donne impiegate, potessero fare i percorsi all'interno della CGIL che facevano gli uomini. La sensibilità del sindacato biellese per il lavoro femminile viene da lontano. Viene dal contratto della montagna, che tra il 44 e il 45, unico in Italia, riconosceva diritti importanti delle donne come la maternità, la settimana di 40 ore, la parità di salario con gli uomini. Tuttavia nel dopoguerra, poco a poco, questa conquista si perde e all'inizio degli anni 60 la parità è un ricordo. È sotto la direzione di Massazza che nel 1963 la Camera del Lavoro di Biella rompe gli indugi del sindacato tessile e della CGIL nazionale, promuove la causa legale di una tessitrice vincendola. Ciò costituirà un precedente per ottenere negli anni successivi il riconoscimento definitivo della parità salariale tra uomini e donne per legge e in tutti i contratti nazionali di lavoro. Ancora una volta il biellese aveva aperto una strada. Quindi per lui la percezione dell'importanza del ruolo delle donne, delle operaie, non era un fatto intellettuale, era la constatazione di un'evidenza, era un'esperienza. Le mamme, le fidanzate erano operaie. Anni 60, un'operaia della, non mi ricordo, la fabbrica di Vigliano, la Marie Ceria, tessitrice, denuncia il suo titolare perché non ha attuato la Costituzione laddove dice che parità di lavoro deve esserci parità di retribuzione. Bisogna starci attenti, cioè, la Costituzione dice che le donne sono uguali. I contratti sindacali dicevano che le donne erano diverse, quindi una cosa non funzionava tanto bene. E Adriano Massazza, questo me lo raccontava con orgoglio, si trovò a dover prendere una decisione grave. Decisione grave perché mi disse le centrali sindacali non mi hanno sostenuto nella decisione di prendere e questa, di sostenere, appoggiare questa operaia che faceva causa nel portare avanti il processo sul diritto del lavoro. Fa la denuncia, va in tribunale, c'è la sentenza positiva, la Marie Ceria vince e quindi il sindacato esulta. Massazza era consapevole che la sua forza, la forza della CGIL, nei rapporti sia con le altre organizzazioni sindacali che con l'Unione Industriale, veniva dalla piena rappresentanza dei lavoratori. Questo faceva sì che non avesse complessi di inferiorità né atteggiamenti reverenziali. Quando parlava, lo faceva con l'autorevolezza di chi è investito di una responsabilità e con la competenza di chi sa quel che dice, conoscendo a fondo il mondo del lavoro. E questo veniva percepito anche dai suoi interlocutori. E poi amava il confronto. Lo stesso centro di documentazione era ed è coordinato da un comitato scientifico che Adriano ha voluto, ricco di competenze e orientamenti culturali e politici tra loro diversi. Non c'è professione al mondo li faccia entrare nel rapporto umano vero e proprio come la trattativa sindacale.
Ma lui aveva questa capacità di intervenire sugli interlocutori, sulla controparte, anche in termini informali, e questi suoi interventi politici alla fine sbloccavano anche la situazione da un punto di vista contrattuale e sindacale. Ci sono X numero di licenziamenti. Che si fa? Credo che abbiamo durato parecchie discussioni, perché c'erano di fronte due muri invalicabili. Primo, l'Unione Industriale non poteva trattare per le aziende, obbligando le aziende di tenere le persone. Dall'altra parte c'era l'altro muro, noi non possiamo permettere licenziamento senza sbocco. Ora, la strada da trovare era dentro lì. E dentro lì io ho scoperto tutta la sagacia, il buon senso. E se volete un'altra cosa, il carisma che aveva. Ed era una persona che gli piaceva la gente. Lui mi diceva sempre: la maggior parte del mondo è fatta di gente buona, non di gente cattiva. E so che abbiamo cercato delle formule. Le formule navigavano sulle parole. Le parole. Uno che voleva utilizzare le parole, l'obbligo di trovare. Io che volevo dire, no, un obbligo di cercare, un obbligo di fare. E all'interno di queste due strade ricordo che abbiamo trovato una soluzione. No, lui ha... mi ha sempre insegnato a rispettare le persone e le idee delle persone. Anche all'interno della mia organizzazione, nonostante i momenti e forse anche di frizione, però sulla persona di Adriano Massaro c'era sempre un massimo rispetto. Quando parlava non potevi distrarti. Quando parlava eri costretto ad avere l'attenzione, perché c'era da imparare. L'intento di Adriano Massazza era proprio questo, di affidare al centro di documentazione il compito di tenere viva, no? La figura dell'operaio, la sua opera all'interno della fabbrica e soprattutto nell'ambiente sociale, come compito specifico dell'operaio, che deve dare forma alla propria opera ma anche alla società nella quale vive e opera. Che non c'era coscienza e desiderio da parte degli industriali di conservare niente. Tutto l'archivio industriale, dell'Unione Industriale, non esiste. Non veniva conservato. Di fronte a lui, che invece aveva un amore per questo che era proprio il conservare un qualche cosa come ricordo. È molto positivo che si sia intestato, ha intitolato a lui questo centro, perché significava davvero riconoscere un lavoro fatto non in funzione di se stesso, ma in funzione di questa Camera del Lavoro e della cultura del sindacato. Era una frase tipica che dicevano: veniamo da lontano. Era anche il senso di dire non da lontano, da lontano sconosciuto, da lontano di cui abbiamo ammonticchiato le memorie, che erano i pezzi di carta, che erano le fotografie, che erano le testimonianze, che erano queste cose. Ma lui gli disse: ma sei sicuro a che ti servono gli storici? Noi abbiamo già le nostre associazioni, facciamo le nostre vecchie cose, che ti servono gli storici per gestire rapporto con gli industriali, con le fabbriche, gente che guarda al futuro, che ha problemi attuali. E lui disse: tu non hai un'idea, i nostri dirigenti, quadri sindacali, quelli che stanno nelle fabbriche, hanno un'anzianità sindacale di pochissimi anni, ignorano tutto del passato, letteralmente non hanno identità. E quindi bisogna partire dalla storia. Fermamente credo ancora oggi che senza memoria storica non c'è futuro. Voglio dire, uno degli aspetti più negativi del momento in cui noi viviamo è che manca nel paese la memoria storica del suo passato. Diciamo la verità, perché erano diventati grandi intellettuali, questo è il punto.
Loro, i Masazza Gal, sono i primi intellettuali di popolo di questo paese, i primi. E per questo, e questo spiega perché fa poi una sezione come questa della documentazione. Perché appunto è in grado, lui diventato intellettuale, intellettuale di popolo, di assumere fino in fondo la lezione gramsciana, che l'emancipazione e la liberazione passa per la lotta, ma anche per la conoscenza e per la costruzione della tua conoscenza. Chapeau, insomma, eh? Chapeau. Dentro il cuore avevo profondamente radicato era che ci fosse una giustizia, un modo di vivere in cui la gente come me, che proveniva ed era parte integrante degli operai, dei lavoratori, potesse avere una vita in cui lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo non ci fosse più.